Buongiorno a tutti, oggi vi vorrei parlare del progetto di agricoltura naturale Fruiting the Desert che rigenera i suoli del deserto del Nord Senegal. A marzo 2020 ho cominciato questo progetto insieme a un contadino della zona che si chiama Abdoulaye e questo nostro comune progetto è nato da il nostro amore per la terra e la voglia di far vedere che sia possibile vivere dignitosamente del lavoro della terra anche nei deserti. La situazione ecologica del Nord Senegal è un'emergenza. I terreni che 200-300 anni fa erano ancora relativamente fertili e dove pioveva ancora a sufficienza, oggi sono in grande pericolo di desertificazione completa. La materia organica è assente dal suolo, il suolo è composto solo di sabbia. La gente ha grande difficoltà a vivere in queste zone però possiamo in realtà apportare delle soluzioni semplici e poco costosi. Fruiting the Desert vuole dimostrare che sia possibile fare questo. In un anno, quindi da marzo 2020 ad oggi, abbiamo già avuto dei bei risultati. Ho incontrato Abdoulaye nel 2018 durante una mia consulenza nel Senegal. Era il mio interprete e insomma subito il contatto è andato molto bene, siamo diventati amici e nel passare degli anni è nato questo progetto di rigenerare il suo campo di mezzo ettaro dove è a sua casa per permettergli di avere un sostegno, un reddito giusto per la sua famiglia e far vedere ai suoi vicini che sia possibile vivere dell'agricoltura senza chimica. Quindi durante questa pandemia Covid-19, insomma, avendo tanto tempo libero, sia lui che me, abbiamo ripreso contatto e abbiamo cominciato questo progetto Fruiting the Desert, cioè far crescere alberi da frutto nel deserto. A giugno 2020 abbiamo fatto un muro di recinzione per ripararsi degli animali randagi e delle mandrie dei pastori nostri vicini che lasciano le vacche, capre, camelli liberi e quindi insomma per evitare di farci bruccare le nostre ortaggi e alberi da frutto abbiamo fatto questo muretto. Una volta fatto il muro abbiamo subito cominciato a trapiantare degli alberi da frutto e degli alberi fertilizzanti. Gli alberi fertilizzanti sono delle piante che hanno la capacità di assorbire gli elementi nutritivi dall'aria e dal suolo, in particolare l'azoto, e di renderlo disponibile per le piante che crescono attorno. Questi alberi non hanno bisogno di annaffiatura, infatti li abbiamo strapiantati e seminati durante la stagione delle piogge e poi non le abbiamo mai annaffiate neanche una volta. Crescono molto veloce e fra un anno o due anni potremo cominciare a potarli per ottenere una pacciamatura ricca di elementi nutritivi per il nostro suolo. Nei deserti l'acqua manca e quindi dobbiamo assolutamente limitare il nostro uso di acqua che abbiamo poca, ma anche evitare quanto possibile l'evaporazione dovuto al vento e al sole. Per questo piantiamo questi alberi fertilizzanti che crescono più veloce delle altre colture, più veloce degli ortaggi ovviamente, ma anche più veloce dei alberi da frutto e così creano un ombrellone per l'ombra sopra a queste piante, limitano il stress idrico. Questo è per dare ombra e poi per ritenere l'acqua al livello del suolo utilizziamo la pacciamatura, un misto di letame maturo, compost autoprodotto, microrganismi autoprodotti e paglia. Fruiting the Desert dobbiamo rispettare questo procedimento per creare un sistema, un ecosistema che mimica, che riproduce i fenomeni naturali di rigenerazione del suolo e di creazione di foreste. Quindi oltre agli alberi da frutto abbiamo piantato questi alberi fertilizzanti. Sono tutte queste piante alberi spontanei che crescono naturalmente nelle condizioni molto aride, con pochissima acqua,
e suoli poco fertili, e questi alberi ci aiutano a creare l'humus del suolo, creare questa fertilità. Oltre a questo, visto che non possiamo aspettare i tempi lunghissimi che la natura impedisce per rigenerare un terreno, abbiamo anche bisogno di autoprodurre alcuni biopreparati per velocizzare questi tempi. Preparati che autoproduciamo per aiutare il deserto a rigenerarsi sono molto semplici. Facciamo un termocompost, un biofertilizzante fogliare a base di letame fermentato e un biofertilizzante a base di pesce. E questi sono i tre principali biopreparati che utilizziamo. Quindi questo progetto senza scopo di lucro deve rigenerare la terra, rinverdire il deserto e dare un reddito ad Abdoulaye e la sua famiglia. Abdoulaye è un fantastico contadino, dedica tutto il suo tempo e il suo amore insieme alla sua famiglia nel curare questa fetta di paradiso che speriamo un giorno sarà un oasis verde, rigoglioso di piante. E potete aiutarci nel procedere con questo, troverete tutti i modi nella descrizione di questo video. Vi ringrazio molto per il vostro tempo, spero che insomma avrete capito che sia possibile rinverdire qualsiasi deserto e ci vediamo nella prossima video. Arrivederci!